purtroppo ho dimenticato la action cam a casa, avevo troppo da fare stamattina per preparare il Vanti. Per cui nel video di oggi vi parlo del mio piccolo microvan. Allestito dunque per andare a fare queste gare nel weekend, dove è difficile trovare un alloggio, e per provare anche un certo tipo di libertà. Vi faccio vedere come ho allestito. È una struttura molto semplice, una tavola che va da lato a lato, attaccata con queste cerniere che, quando poi dovrò smontare, tiro via questo perno e questo pianale viene messo qui. Questo pianale è appoggiato su questi due tavole di legno che non sono fissate con niente, basta dargli un colpo qua e vengono via. Non sono appoggiate, la struttura è abbastanza solida, anche guidando non si sposta niente perché è inserita per tutta la lunghezza. Sono le 5:30 e io quasi quasi mi faccio un bel panino con hamburger di Luganega. Vigilia prima della Tre Santi Trail. Abbiamo qua il nostro presidente. Ciao. Ciao. Siamo pronti per domani? Prontissimi. Quanti saremo? 412 competitivi, e poi aspettiamo, visto la giornata di sole che si aspetta, molte persone sulla non competitiva e sulla gara dei bambini. Domani c'è la Tre Santi Trail di 18, poi c'è l'Eremitica che avevo fatto l'anno scorso, molto bella, ragazzi, se non l'avete fatto quest'anno, il prossimo anno dovete per forza farla. Ascoltatelo che ha ragione. E poi c'è una non competitiva. Sì, più la gara dei bambini. Più la gara dei bambini, che bambini anche loro è molto, esatto, importante. Per promuovere il movimento. La Tre Santi Trail c'è dal 2013, è nata per un'intuizione dell'amministrazione comunale che c'era allora, che ci ha chiesto di provare a rievocare una vecchia gara di corsi in montagna, una cronoscalata in realtà, che partiva dalla chiesa del paese e arrivava all'Eremo di Conche, che è uno dei posti più famosi che avevano qua sui nostri monti. Per motivi logistici non si riusciva a ripetere lo stesso tragitto in quel sistema lì. Ci siamo inventati un giro d'anello, che era la prima Tre Santi, e vanno a toccare appunto tre santi, che sono Sant'Antonio, San Costanzo e Sant'Onofrio. Nel 2013, alla terza edizione del 2016, ci siamo inventati per andare a toccare un eremo, questo proprio, da lì il nome Eremitica. Ci siamo inventati la gara più lunga, che era da 36 km fino a 2 anni fa. L'anno scorso, la 10ª edizione, l'abbiamo allungato ulteriormente arrivando a 48 km con 2.900 metri di dislivello, e è la nostra gara regina, diciamo. L'Eremitica l'ho fatta l'anno scorso, è la gara che praticamente ho sofferto di più tra le gare che ho fatto nel 2023, però devo dire che è stata forse tra le più belle che ho fatto. Per chi non l'avesse ancora corsa, l'Eremitica è una gara da fare. Per chi non ha i 47 chilometri nelle gambe, c'è poi la 18, che è quella che correrò io domani. Abbiamo qui poi un bel vassoio di biscotti che la signora ogni anno mi dicono che porta alla vigilia di questa gara agli organizzatori. È una tradizione. È una tradizione. Sì. Vedete qua che belli. Quasi uguali alle rose del deserto. Rose del deserto, cosa c'è? Quasi. Gli ingredienti veloce così. Mandorle, farina, uvetta, uova, burro, senza lattosio, categoricamente, per tutti. E basta, uova. Bene. E cornflakes. E cornflakes. Proprio buoni. Bene. Diciamo che al posto dei gel io mi porterei questi biscotti qui alla prossima gara. Purtroppo, non avendo la action cam, mi tocca fare ste riprese tutto piegato così, però per la prossima volta che andrò in giro con il mio Vanti vedrò di non dimenticarmi più l'action cam e fare delle riprese più interessanti. Adesso mi mangio questo gnocchi al pesto
e mi bevo questa birretta. Tanto domani la gara non è importante per me, vado a fare solo un giro di, così, di allenamento. E buon appetito. Sono qui oggi dopo i 37 km della Mare Montana perché sono stato invitato dagli organizzatori che mi hanno ringraziato per il video che avevo fatto l'anno scorso. Per cui ho voluto onorare questo invito e venire qui. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Arrivato in 2 ore 19, una gara bella tosta, tra virgolette veloce, forse un po' troppo veloce per i miei standard. Vabbè, nonostante la gara di domenica scorsa alla Mare Montana, oggi c'è stata questa Tre Santi Trail. Avrei voluto fare un'andatura più tranquilla, ma appena metto sul pettorale io poi spingo. Una gara che mi ha soddisfatto, anche questa. Adesso vado a prendermi la birretta che mi spetta. Il ristoro di Caffaraccia, ho preso un caffè, un po' di Coca-Cola, noccioline, cioccolato, banana, e adesso la discesa, questa discesa la cammino, però sono nuovamente tra virgolette carico. Questo gioco funziona così: tocchi il minimo, il fondo, poi risali non nelle condizioni ottime di quando sei partito, però almeno non sei depressa. Mi piace questa cosa. Grazie Osmo, preziosissimo. Quando arrivo a Borgotaro ti chiamo e non mi ritiro.